Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi realizzeremo insieme questo cappello. Ho scelto una lavorazione in tondo ed un punto molto semplice, il punto V. E poi ho terminato con un bordino in costa 1 a 1. Nel video vi spiego come realizzarlo nelle varie taglie. E prima di lasciarvi al tutorial, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video che verranno caricati e di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto. Vi ricordo inoltre che potete seguire Intrecci Filati su tutti i social, sia su Instagram, su Facebook, ma anche sul nostro sito. Adesso vediamo insieme il materiale che ho utilizzato e poi vi lascio al tutorial. Anche in questo caso, come per lo scaldacollo sotto giacca, ho utilizzato un filato lamé della 3 stelle, un uncinetto del numero 3 e un paio di forbici. Iniziamo con il nostro cerchio magico. Blocchiamo tutto con una catenella e lavoriamo i nostri motivi. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta ed è uno. Ancora una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 2, una maglia alta, una catenella, una maglia alta, 3 e andiamo avanti finché non avremo un totale di 6 motivi lavorati. Lavorato l'ultimo motivo, tiriamo la codina, questa corta del nostro cerchio magico, e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta. Nel secondo giro lavoreremo un aumento in ogni spazio che si è formato. Quindi entriamo nel primo e lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Saltiamo le due maglie alte vicine, nel secondo spazio lavoriamo un altro aumento. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. E andiamo a fare questi aumenti in ognuno dei 6 spazi che abbiamo a disposizione. Arrivati alla fine del nostro giro, chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta. Adesso gli spazi in cui lavorare sono diventati 12 perché ogni aumento che noi abbiamo fatto ha creato 2 spazi. Quindi questo era il primo dei 6, qui ne abbiamo 2. Questo è il secondo e sopra ne abbiamo creati altri 2. E poi c'è questo spazio che non dobbiamo mai lavorare perché è semplicemente il passaggio da uno spazio all'altro. Quindi, cosa facciamo nel terzo giro? Andiamo a lavorare nel primo spazio che si è creato, semplicemente una maglia alta, una catenella, una maglia alta, senza nessun aumento. Nel secondo andiamo a lavorare il nostro aumento, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta.
saltiamo questo spazio e andiamo nei successivi due. Quindi nel primo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nel secondo andiamo a lavorare il nostro aumento. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E facciamo così per tutto il nostro giro. Quindi saltiamo lo spazio successivo che è solo di passaggio. Nel primo lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nel secondo andremo a lavorare il nostro aumento. Lavorati gli aumenti nell'ultimo spazio che avevamo a disposizione, chiudiamo con una maglia bassissima, sempre nella terza catenella della prima maglia alta. Entriamo nel primo spazio che abbiamo disponibile, facciamo un'altra maglia bassissima e lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Ci spostiamo nell'altro spazio e lavoriamo il nostro aumento, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Nello spazio successivo, semplice, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Spazio successivo, aumento, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta. Spazio successivo, maglia alta, catenella e maglia alta. Anche qui dovete alternare uno spazio con una lavorazione semplice e uno spazio con l'aumento per tutto il giro. Anche qui chiudiamo il nostro giro. Entriamo con una maglia bassissima nel primo punto, nel primo spazio e lavoriamo il nostro punto semplice, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Lavoriamo ancora una maglia alta, una catenella e una maglia alta e poi lavoriamo nello spazio successivo il nostro aumento. Quindi adesso faremo un aumento ogni due spazi lavorati semplici, quindi una catenella, una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Nel successivo, vedete, questo praticamente è il punto a V. Voi vi rendete conto dello spazio in cui dovete lavorare proprio perché le due maglie alte formano una V. Quindi abbiamo fatto il nostro aumento, nella successiva lavoriamo un punto semplice, maglia alta, catenella e maglia alta. Andiamo nello spazio successivo, vedete questo è un altro punto V, e lavoriamo ancora una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Nel successivo facciamo il nostro aumento, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta. Successivo, semplice, il prossimo è qua, semplice. Aumento. Alla fine, scusate, del nostro quinto giro,
dobbiamo trovarci con 36 punti V lavorati. Mi raccomando, quando li contate dovete vedere che formano proprio la V, ossia che le due maglie alte sono lavorate nello stesso punto. Questo è un punto V, questo no perché è lo spazio. Questo è un punto V perché vedete le due maglie alte sono lavorate nello stesso spazio sottostante. Quello dopo no. Quello successivo sì. E quello successivo anche, perché qui siamo dove abbiamo lavorato gli aumenti. Quindi in ogni aumento noi si andranno a creare due punti V. Alla fine del giro ne dovete contare in totale 36. E io direi, per una taglia adulta, quindi che va anche dalla 54 alla 58, di fare un altro giro di aumenti. Andiamo a lavorare un aumento ogni 3 punti semplici lavorati. Quindi qui abbiamo chiuso, entriamo e facciamo una maglia bassissima nel primo spazio, nel primo punto V che incontriamo, e lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Saltiamo nel successivo e lavoriamo ancora una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e ancora un punto semplice nel successivo. Maglia alta, catenella e maglia alta. E adesso facciamo il nostro aumento. Maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. E ricominciamo. Punto V successivo, semplice. Ancora uno semplice. Ancora uno. E aumento. Arrivati alla fine del sesto giro, dobbiamo avere 45 punti V. Da questo giro fino al numero di giri da ripetere che vi dirò, lavoreremo un punto V semplice in ogni spazio. Iniziamo sempre nel primo, nel quale entriamo con una maglia bassissima, lavorando una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Nella successiva, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Così per tutto il giro e per il numero di giri che adesso vi dirò. Io ho lavorato in questo modo per 14 giri totali e come vedete il cappello ha preso la forma. Un consiglio che vi do: se vi accorgete man mano che lavorate che il cappello è un po' largo, potete fare un giro senza fare la catenella di separazione tra le due maglie alte del punto V. Quindi fate semplicemente due maglie alte, passate nel successivo e due maglie alte, togliete la catenella di separazione, così il lavoro si restringe un po'. Arrivati all'ultimo giro, chiudiamo come sempre con una maglia bassissima e adesso dobbiamo iniziare a lavorare il nostro bordino. Lo facciamo in costa, quindi ci prepariamo un attimo che ecco
Eccoci qua. Ci prepariamo la lavorazione del nostro punto facendo una maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, e poi iniziamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Per tutto il nostro giro. Anche qui chiudiamo con una maglia bassissima. E adesso iniziamo a lavorare il nostro punto a costa. Quindi 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, e una maglia alta nel punto alto sottostante, quindi prendendo, attraversando il punto da una parte all'altra. Una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta presa nel punto sottostante, una maglia normale e una maglia. E alternando questi due punti andiamo avanti per tutto il giro. Chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta e ricominciamo. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta lavorata sopra la maglia alta, e quindi in automatico procederete con una maglia alta in costa, una maglia alta sopra la maglia alta sottostante, una maglia alta in costa e così via. Il numero di giri da ripetere dipenderà da quanto vorrete alto il bordino del vostro cappello. Magari se avete la possibilità misuratelo di volta in volta in modo che vi rendete conto. Io adesso lavoro e poi, giusto per darvi un'idea, vi dico quanti giri ho eseguito. Io mi sono fermata dopo 3 giri di lavorazione, quindi ho fatto il primo giro tutto a maglia alta e poi ho lavorato per 3 giri il nostro punto costa 1-1. Sono soddisfatta dell'altezza del bordino, quindi vado a fermare il filo, a tagliare e a nascondere la codina. Ed ecco qui il nostro cappello terminato. Se volete, nella parte alta potete aggiungere anche un pompon, io lo lascerò così. Siamo arrivati alla fine di questo tutorial, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti. E io insisto tanto su questa cosa dei commenti perché è importante avere un vostro riscontro, sia positivo che negativo, perché essendo all'inizio mi serve capire se proseguire su questa linea o se ci sono dei cambiamenti da fare. Quindi se vi va, se vi fa piacere, fatemi sapere cosa ne pensate. E con questo non mi resta che salutarvi, augurare come sempre buon intreccio a tutti e darvi appuntamento alla prossima. Ciao!